Loci, fai finta che sia Marvel. No, non si sente dagli altoparlanti. Ma cosa vuoi per connetterli? Ja, ma sono smorte, c'è più c'è mai zvočnike. Ale, sì. Potresti tentare di connettere sti altoparlanti perché il suono è davvero poco dal monitor, no? Oh, hai finito di essere simpatico mezz'ora fa, è finito. Mi hai disturbato continuamente anche durante il match. Ma che fai? Abbiamo degli screazzi in stream. Due coglioni. Vogliamo investire su questi film. Tra l'altro lo fa così, quindi la telecamera è no, il team di Ferri sono i losers. No, il team Drake è dentro. Sì. Sì. Aspetta che vado di là. Ok, prossimi team, appena ho i nomi. Ok, intanto abbiamo completato il primo pool. No, ho sbagliato. Perché siamo ultimi? Abbiamo Gramazzo e Farid. Ok. De Suora, come mi hanno detto di chiamare. Allora, abbiamo primo il team Idolsports, composto da me. Absinthe qua a fianco a me e Tyson 92, che non ha ancora avuto l'onore di giocare. Il team arrivato secondo è il team Break, che riesce a passare grazie alla vittoria sul team di Restorizzato. Adesso inizierà il pool 2. Beh, i primi team ad affrontarsi sarà il team Game of Drops, composto da Farid, che è già la postazione, Jill e Locia F. D'altra parte invece abbiamo il team Personissimi, composto da Gramas, Rashi Monkey e Ryle. Per primo andrà Gramas. Tra l'altro ho intravisto Fede con la, sì, con la maschera da Fede rosso, come quell'altro, no? gli altoparlanti dentro, speriamo vada bene, speriamo di non esploda. E gli altoparlanti dove sono? Beh, ho bisogno... Cosa è successo? Sono andato a puttane uno stick? Sei in diretta. Ecco. Adesso sentite anche come... Abbiamo come special guest direttamente da Persona 3. No, la presenza nefasta. Persona di Mitsuru.
da questo. No, non serve. Ginti cerca 6. Lo speriamo. Oh, oh. Cerca 6. Ciao 6. Sì, rimetti player in questo. Attenzione, ci mandano una richiesta da davanti, ci dicono di far vedere quanto è vuoto Guilty Gear. Scusa, persona di Mitsuro, ti puoi spostare un attimo? Guardate, non c'è nessuno a giocare a Guilty Gear. Guilty Gear stanno facendo il torneo delle sedie vuote praticamente. Una bottiglia vuota di birra è il segno del degrado del gioco. Ormai il Guilty Gear è il punk a bestia dei picchiadoro, dai. Sono positivo che ci siamo. Ma è finita. È una bottiglia vuota, quindi è segno di degrado del gioco. C'è la telecamera che ti aspetta. Anche in HD. Vai, se vuoi non metto il player. Se dici carta non metto il player. No, ma non si può, nel senso non è che posso prendere a appiccicarci qualcosa, piuttosto non. Ah, va bene, ma comunque. Va. Sì. Quindi staccate, E l'audio sì. Rush. Meglio andare, perché sta cominciando a diventare un pochino tardi. Meglio fare anche quello, perché sta cominciando a diventare un pochino tardi. Senza commento. Ok. Non abbiamo sistemato problemi audio, però fa niente. Sì, certo. Non facciamo niente. Sì, vai. Fatto un check. Abbiamo anche un giocatore di Tsubaki al commento. Il destino di due ragazzi. Uno di merda, però fa niente. Ragnar, c'è di merda, vero? No, Badile contro quello che non tira niente. Agramazio. Agramazio con sti PG di merda. Salutiamo ovviamente gli altri romani che stanno guardando le situazioni. Insomma, sì, non la prendo già. Attenzione, cross up. Decisamente un fire, ragazzi. Ottimo mix up, però c'è da dire anche buon blocking anche da parte di Barid. Attenzione, troppo la combo da over. Esatto. Doppio 3C, attenzione, presa. Vediamo step. La scappa ovviamente da Sdirani, attenzione rapid, però manca. Attenzione, riesce a linkare il 5A. Ramas però droppa. Reset. È finita. Primo round. È abbastanza veloce. Portato a casa per Bravo. Ramas prende porta. Attenzione, 10. Force da parte di Fari. Attenzione, sap. Non tenta su, non si calza subito, pari che si prende la coppa di udì. Attenzione, droppa mentre è stato avversario di crashing, poteva far male questa. Ah, aspetta dal burst. No, è finito, si aspetta dal burst, ma è finito che è finito. Attenzione, potrebbe essere la fine. Se arriva a finire con neanche il Carden Sisso, finisce direttamente nell'inferno di Vado. Primo me è portato a casa per il tempo solissimo da parte di Bravo. E adesso vedo la presenza di fatta che si alza, quindi immagino giochi Gil. No, ho lasciato tutto il tempo qua. Che babbiazzo. Ma sei un genio. Mi scuso per l'errore, ma tanto nessuno gli frega niente di Vado. Ah, è interessante vedere il basso. Un attimo, devo cambiare. Ma c'è la paletta di colori che non fa vedere le nuvole. Non è tu, Adna, Tecma? No, è quello. Ma cosa tipo? Non vede niente. È meglio della porta. Testa di cavallo. Non c'è con la testa di cavallo addosso. La stessa cosa, ma con quel personaggio che cazzo.
Attenzione. Aratune contro Rani. Vediamo che Gino gioca da molto. Guardiamo anche che Aratune è un po' di merda. Non può dire merda. Attenzione, un buon blocco da parte di Gino. Attenzione, il drop pronto alla bomba, poteva essere borsa se faceva un save. Attenzione, basta sul 5D. Ramos, buon borsa, sarebbe andato in corsa. Attenzione, quasi vicino alla forza. Attenzione, manca il save, se no era Cusco, era quello. Come mi scrivi? Attenzione, Muzza! Attenzione. Troppa attenzione, però è riserva. Attenzione! No, dopo attenzione! Siamo in curs. Attenzione! Attenzione, counter assolto dopo il debug, però attenzione! E continua! L'hai crashato! Attenzione, porta a casa Rand Gramas! C'era molto vicino! Attenzione, attenzione, riserve da parte di Gramas. La despite è un'altra più uno, e infatti toglie anche molto nonostante un altro momento basico. Sub. Attenzione, Gil non usa distorsion, ma non va neanche niente. Croce della combo non lo permette, però attenzione, Gramas, porta a casa. Dai, ti puoi rimanere un attimo lì che... No. Non rivediamo l'identità, però. Come se ci fossero tanta gente che usava pure. Cos'è successo? Attenzione. Arriva l'ultimo giocatore del team Game of Drops, Loci. Ricordiamo che se Loci perde, Loci non può permettersi di perdere. Attenzione, Loci vuole prendere Rand. Ho veramente paura questa maschera. Dai Gin, domani c'è il tuo gioco. Domani c'è il tuo gioco forse. È perché Magic Kaiser forse porta P4U. È il matrimonio oggi. Ricordiamo che Loci, come il suo presente compagno, anche lui molto che non gioca. Non gioca a Blast Blue. Che deve giocare a Marvel e fare il combo video da mettere su Twitter. Attenzione, sei Ciro, drop. Loci cerca di prendere spazio. Attenzione, lo prende in crouch. Questo torna anche di sicuro. Poi si cerca di zonare con le catene. Attenzione, Gramazzo pensa che questo è CS2. Non male, visto che tanto lascia anche lui è rimasto a CS2, si fanno contenti. Attenzione, esimo di P. Questa potrebbe essere la prima del match, forse lo è. Attenzione, potrebbe essere l'ultimo round di questo set di match. Attenzione, Space B counter. Combo. Sub di Loci, attenzione, overhead. Attenzione.
attenzione, lo attenzione! Falta di tiro, cioè, c'è attenzione prossima di là. Attenzione, per poco non si prende il giucino anche da parte di Rang, attenzione! Questo può far male. Sicuro far rincarlo sul lato. Fa per il resto comunque è zero vantaggio. Solamente il vantaggio. Solamente la life lead di Loci penso che gli permetterà di non. Sì, fatto perde, attenzione! E ti confermo, attenzione, potrebbe essere la fine del round. Andrà per un super adesso. No! Attenzione, non punisce la S-Fund, potrebbe essere la fine del match. Attenzione, conferma di là. Vince col jab. 1-1. Loci strappa un round nel programma, attenzione. Ora i giochi si riaprono. C'è un gioco molto morti e fuggi. Attenzione, questo fa male. Vediamo che questo probabilmente finirà anche con la tizia del Madao. Anzi no, sempre reset. Overhead, downhead, potrebbe essere la fine questa. No, attenzione, non c'è abbastanza vita per... No, ecco, build abbastanza vita per la super. Per la super. E fa anche OCB. Io ho vinto un round. E vince il team. No, di resta una chat. Idol Sports. Team Break. Ok. Rimane dentro il team di Loci in questo momento. Praticamente faccio. Gramas ne va via da vincito. Praticamente questa è la luce. Faccia soddisfatta per lui. Roma ha vinto! Osoi! Sì.